Buongiorno a tutti. Allora, video super fast solo per farvi vedere una mega scoperta low cost che ho fatto recentemente proprio grazie a voi, perché come vi ho già detto negli scorsi video mi avete suggerito in tantissimi determinati prodotti da acquistare appunto sia online sia dal vivo, che hanno un range economicamente basso. Siccome questo prodotto, questa palette che mi ha particolarmente colpita, ho pensato bene di farci un video, anche se super veloce, ve la volevo far vedere in action. La palette in questione è questa ed è di Essence. L'ho comprata sul sito di Notino, pagata 6-7 euro, insomma al di sotto dei 10 euro sicuramente. È una palette dai toni neutri, molto versatile da tutti i giorni, e ho realizzato il trucco che vedete praticamente con pochissimi step. Molto spesso le palette low cost, soprattutto di Essence, almeno in passato per quanto mi riguarda, avevano una resa bassa, quindi mi duravano proprio sulla palpebra poche ore, e oltretutto tutti questi colori scimmero che sulla palpebra si perdevano. Invece con questa palette non è così, potete notare il punto luce che è abbastanza strong. Sì, l'ho bagnato con un pennello, insomma vedrete il tutorial, vedrete il video, però vi posso assicurare che è facile da sfumare veramente, cioè con occhi chiusi questa palette sembra una palette ottima, media, tipo di Urban Decay, insomma veramente veramente ottima. Se la trovate negli store non lasciatevela sfuggire perché è fantastica. Se la trovate sempre sul sito di Notino, quant'altro, prendetela perché veramente vale tantissimo. La base viso all'interno del video non la vedrete perché l'ho realizzata per il video su come trovare il colore giusto, del fondotinta. Oggi mi mando le parole e le lettere, ed è un video che ho pensato molto su come fare, perché è una delle domande più, secondo me, ricercate, più fatte anche a me, come trovare il colore del fondotinta. Niente, io vi do un bacione e vi lascio al video, mini video tutorial. Ciao! Metto un filo di primer, sto utilizzando questo di Kiko che è veramente molto valido perché è leggermente colorato, quindi mi uniforma anche un pochino la palpebra e fa il suo discreto lavoro. A questo punto utilizzo il correttore della linea Camouflage Matte Concealer di Essence. La colorazione che ho comprato io è la 30 Light Honey, che vedete com'è? È un beigeolino non proprio chiaro, quindi secondo me è perfetto da utilizzare da solo, appunto se andiamo di fretta e non possiamo fare la correzione cromatica. Poi devo dire che copre comunque abbastanza bene, guardate, cioè mi ha corretto l'occhiaia. Utilizzo la protagonista di questo video perché ho deciso di fare un video apposito perché mi ha colpito talmente tanto. È una palette dai toni neutri, ha un prezzo veramente bassissimo e sono riuscita a fare diversi look egregiamente, sia con una durata eccezionale. Vado praticamente a fare una leggera ombra palpebrale con questo e poi questo. Allora, c'è da dire che ovviamente non è una palette, diciamo, con la performance di una di un prodotto da 90 euro per dire, ma per quello che costa, sì, dovete magari insistere un pochino di più, soprattutto con i matte, però alla fine il risultato veramente eccezionale. A questa leggera ombreggiatura vado appunto ad addizionare il marrone più caldo, più scuro, sempre matte, ossia questo. E ora che faccio? Con un fixer, utilizzo questo di Charlotte Tilbury che sto utilizzando da un po' e mi piace molto sia per bagnare gli ombretti che proprio come Fix Plus. Faccio lo spruzzino nel tappino, prendo un pennello piatto, lo vado a bagnare e prendo il colore centrale che fa parte di questa palette, praticamente questo, e lo vado ad applicare, guardate, sbam! A questo punto prendo questo colore qui che è satinato, molto molto carino per la transizione appunto graduale dal marrone a questo beige molto forte, perché nel momento in cui l'abbiamo bagnato diciamo che l'effetto è molto molto forte. Lo vado proprio ad applicare qui
solo in questa zona qui, e prendo un pizzico di pesca matte mischiato a questo champagne e lo applico leggermente sotto l'arcata. Un eyeliner che mi avete strasuggerito di Essence è proprio il 24 Ever Ink Liner, che ha questa praticamente puntina rigida. Non è proprio il mio stile, però devo dire che funziona. Kajal all'interno della congiuntiva interna inferiore e superiore. Aspettate che sono ciccata. Ho fatto questa riga eyeliner gigantesca che, cioè, non la facevo da un po' di tempo e di fatti, devo essere sincera, non l'avrei voluta fare così spessa, però l'eyeliner che ho utilizzato, siccome non ha una punta flessibile, non mi ha permesso un grande gioco di sottigliezza, va? E quindi te becchiamoci sta rigona di eyeliner che così va oggi. Allora, piccolissima tips che io faccio spessissimo, probabilmente anche fuori camera, è dopo aver terminato il make up, prendo lo stesso correttore che ho utilizzato prima, difatti io non lo fisso mai, e vado a ripulire la parte finale dell'eyeliner. Ok, solitamente lo faccio con un pennellino piatto angolato, non, basta che sia piatto e piccolino di modo che io possa tirare la parte finale in questo modo. E poi ho fatto due pallini in questa zona qui perché in realtà non ha fatto fallout il correttore, cioè l'ombretto, però dopo che il correttore si assesta, dopo un po' tende di nuovo a far intravedere l'occhiaia, soprattutto se non abbiamo fatto la correzione cromatica, quindi poco poco lo riapplico solo in questa zona. Ma adesso mi vedete anche un po' strana perché non ho la base fatta, quindi non ho il fondotinta. Mascara che metto off camera, ma è il solito mascara di NYX Wonder Eyes Volume Mascara che sto utilizzando in quest'ultimo periodo. Non ho comprato mascara di Essence perché sul sito di Notino non riuscivo a capire gli scovolini che, e quindi alla fine ho lasciato correre, ma appena andrò in un negozio di Essence, insomma un negozio rivenditore Essence, vorrei prendere il Princess, che era un mascara che utilizzavo mille anni fa. So che la formula è rimasta invariata, insomma, o migliorata, quindi me ne parlano continuamente bene. Quindi quello lì lo proverò per voi. Fatemi sapere se avete altri mascara Essence nella vostra wishlist, nel... ecco, mi sono accecata l'occhio. Fatemi sapere. Sulle labbra vado di Gigi di Lime Crime, che è un color carne abbastanza scuro. Vedete che il tatuaggio alle labbra sta quasi totalmente venendo fuori. Io qui non le ho truccate. Base fatta e niente, io sono super soddisfatta proprio del make up in generale, però questi toni qui del salmone, non lo so, mi piacciono tantissimo anche come vestiario, poi credo che mi stiano abbastanza bene. Però la cosa principale di questo video è sta palette che, non lo so, cioè vista così il prezzo non ci avrei dato un euro, invece ragazzi vale tantissimo, mi piace tantissimissimo. Niente, io spero di avervi fatto compagnia, vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video.